qualsiasi donna guardandosi allo specchio ambisce ad essere bella, ad essere importante. Per me è bello poter rendere una donna diva o divina. Beh, tutte le volte che mi chiedono come hai scelto quest'arte, confermo nel dire che è stata quest'arte a scegliere me, perché questo lavoro mi piace tantissimo, che mi dà la soddisfazione di poter creare e ricreare tutte le volte che ci vediamo. Avevo sempre questa fissa di fare il parrucchiere e tutte le volte che toccavo i capelli avevo una sensazione stranissima. Tutte le volte che le mie amiche volevano giocare con me, io le obbligavo a giocare al parrucchiere. Poi all'età di 11 anni ho preso questa decisione di voler frequentare un salone e per me era una crescita, mi rendevo conto che mi piaceva sempre di più. E allora, sino ad oggi, sono passati 33 anni, posso dire di aver fatto la scelta giusta, perché è un lavoro che mi soddisfa. Io toccare i capelli e creare, poter cambiare la forma, l'aspetto ad ogni cliente, è come poter dare nuova vita a un'anima. Creare per me uno staff vuol dire creare una famiglia, ma nella professionalità. È vero che bisogna dare l'importanza alla gerarchia professionale, però è anche vero che il contatto umano, già da noi come staff, e poi riportarlo sulle clienti è importante. Quindi la prima cosa che scelgo è l'umiltà delle persone, la voglia di apprendere, la voglia di crescere e la voglia di poter fare sempre più. I progetti futuri sono tantissimi e ho tantissime idee. Noi lavoriamo tantissimo, specie in estate, con il wedding. Qualche mese prima io creo dei party, dei wedding party, con un DJ che mi mette un po' di musica, creiamo l'effetto specchio per le acconciature, il trucco, perché già la festa parte dal parrucchiere, dal backstage. No, io mi ispiro all'arte, tutto quello che è arte a 360 gradi. Una volta un mio maestro mi disse: i capelli sono come la creta, devi essere tu a plasmarli. Mi ha aiutato tantissimo, specie nelle acconciature. La bellezza per me è l'essenzialità della donna, perché per me non esistono donne brutte, però facendo uno studio delle simmetrie adatte e tirar fuori la vera personalità, è lì che esce fuori la bellezza di una donna.